Cari amici, è di questi giorni la pubblicazione di un'indagine dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, condotta in 42 paesi negli anni 2013 e 2014, che esprime preoccupazione riguardo alla salute mentale dei giovani nati nel terzo millennio. Infatti, secondo questa indagine, il 30% dei ragazzi è affetto da malattie mentali. In Italia, negli ultimi 5 anni, sono aumentati del 45% i minori seguiti e solo nell'ultimo anno gli adolescenti che si sono rivolti al pronto soccorso per problemi psichiatrici acuti sono cresciuti del 21%. I giovani del terzo millennio, cari amici, hanno assistito a un velocissimo cambio epocale mai accaduto nel corso dell'intera storia umana. Un cambio a livello familiare, sociale, economico, culturale e spirituale. E ne hanno ricevuto e ne ricevono tutti i contraccolpi, nel bene e purtroppo anche nel male. Le conquiste della medicina e della scienza, come anche la rivoluzione informatica, con l'accesso quasi gratuito a internet, sono opportunità formidabili per i giovani. Ciononostante alcune mutazioni, come l'evoluzione delle strutture familiari, famiglie frammentate, abbandonate a se stesse, spezzate, famiglie monoparentali, nuove forme di unioni formate da persone dello stesso sesso, l'esplosione della disoccupazione, la pervasività e a volte la prepotenza, delle reti sociali virtuali, la facilità con la quale i giovani hanno accesso alle droghe non favoriscono l'equilibrio psichico. Inoltre, l'ideologia gender, favorita dalla finanza globale, che ha scoperto che più l'individuo è confuso riguardo alla sua identità, più spende, non è estranea a questo processo di indebolimento della psiche dei nostri giovani. In Italia, nell'appello inviato dalla SINPIA al Ministero della Sanità e alla Conferenza delle Regioni, si fa un lungo elenco delle patologie neuropsichiatriche che, in assenza di cure adeguate, possono compromettere lo sviluppo psicofisico dei minori. Disabilità intellettive, paralisi cerebrali, disturbi della coordinazione motoria, disturbi specifici del linguaggio e dell'apprendimento, disturbi dello spettro autistico, da deficit di attenzione del comportamento alimentare. Inoltre, cari amici, sono comparse nuove modalità come la dipendenza da internet, l'isolamento in casa, l'aggregazione in bande e tante altre forme. Un discorso a parte meriterebbero, cari amici, i danni provocati specialmente nel mondo occidentale dalla dittatura del pensiero unico politicamente corretto. Danni che si possono riassumere nell'incapacità dei giovani di affrontare tutto ciò che si pone come problematico o che viene percepito come offensivo, solo perché contrasta con il loro modo di pensare, che poi è quello del diritto dell'io di fare tutto quello che si desidera fare, senza che nessuno debba interferire o disturbare, inculcato senza tregua attraverso tutti i mezzi di comunicazione sociale. Per questa ragione i giovani sono così fragili che di fronte a un'idea diversa dalla loro chiedono che venga eliminata per essere lasciati in pace. Infatti essi non sono assolutamente in grado di opporsi a visioni differenti con argomentazioni ragionevoli. Per questo negli Stati Uniti e nel Regno Unito questa generazione è stata denominata anche Snowflake Generation, generazione fiocco di neve, perché come i fiocchi di neve i ragazzi e le ragazze del terzo millennio sono inconsistenti. Non è un caso quindi se il suicidio è diventato per i giovani la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali. Cari amici, la Chiesa è in prima linea nella difesa dei giovani e chiede a tutte le istituzioni, dalla famiglia, allo Stato, dalle organizzazioni giovanili e a tutti coloro che hanno compiti educativi di non arrendersi di fronte a questa sfida epocale, ma di accogliere, mettersi in ascolto dei giovani, delle loro speranze, delle loro sofferenze, come Papa Francesco ha recentemente riaffermato, quando ha detto: cosa fa un giovane senza lavoro? Si ammala, deve andare da uno psichiatra, o cade nelle dipendenze, o si suicida, o cerca qualcosa che gli dia un ideale e fa il guerrigliero. Ma pensate, questi giovani sono la nostra carne, la carne di Cristo, e per questo il nostro lavoro deve andare avanti, per accompagnarli e soffrire in noi quella sofferenza nascosta, silenziosa, che li angoscia tanto nel cuore. Cari amici, facciamo nostro l'invito del Papa, aiutiamo i giovani, stiamo dalla loro parte, accompagniamoli nel loro cammino faticoso di crescita. È tutto per adesso, ciao e Dio vi benedica sempre.